Sì? Rick Anderson, del First Edition. La sta aspettando. Da questa parte. Rick Anderson. Non vedevo l'ora di incontrarla. Vale lo stesso per me, signor Alexander. Diamoci del tu. Chiamami Jack. Rick. Mettiti comodo, Rick. Sarò subito da te. Ammiro il tuo lavoro. Sei un vero giornalista. Grazie. Pensavo di iniziare con delle riflessioni sull'attacco alla Casa Bianca e poi discutere del tuo ruolo di direttore dell'FBI, riflessioni dopo la pensione, qualunque cosa. Rick. O se preferisci parlare di politica. Rick, devi scusarmi. Questa intervista è solo la facciata di una storia più importante. Mi spiace averti attirato qui con delle false promesse, ma non potevo rischiare. Non credo di capire. Non preoccuparti. È lo scoop del secolo. Con tutte le volte che ho sentito questa frase. Ascolta. Tutto è iniziato qualche tempo fa con un piccolo incidente in un vigneto in Cile. Affari di famiglia tra Fernando Delgado e suo figlio Manuel. Grandi lavoratori, ben voluti da tutti. Guarda nella cartella. Salve 47. Il tuo prossimo obiettivo è in Cile. Il suo nome è Fernando Delgado, un tempo colonnello dei servizi segreti di Pinochet. Adesso gestisce una raffineria di cocaina, usando come copertura delle vigne. Le immagini dal satellite suggeriscono che il laboratorio dovrebbe essere sotterraneo. Il figlio di Fernando, Manuel, è nel commercio di coca, pertanto dovrai far fuori anche lui, per farla sembrare una guerra tra cartelli. Ti faremo entrare come membro di un club di Santiago per la presentazione del nuovo vino di Delgado, chiamato Rex Stanton in onore di una star dei film di serie B degli anni Ottanta. Ci sarà almeno una TV con lo staff, perciò tieni d'occhio le telecamere. Delgado possiede un idrovolante e potrebbe essere la miglior soluzione per andarsene rapidamente.
Thank you.
No tienes nada que hacer.